Cosa le è piaciuto oggi della sua Reggiana? Della Reggiana soprattutto la mentalità e lo spirito di sacrificio, perché devo fare i complimenti a questi ragazzi che sono fantastici. Sapevamo giocare contro una squadra forte e chiaramente poi andare sotto 1-0 non è mai semplice. E pareggiare e poi vincerla così con un secondo tempo, secondo me molto buono, è stata una cosa importante, soprattutto poi per i tre punti, perché in ottica futura ci spingono sempre più sopra. È stata bella, quando si fa gol è inutile nasconderlo, è sempre bello, poi lo è ancora di più se porta a casa, serve a portare a casa tre punti che la squadra voleva a tutti i costi, credo che siano tre punti meritati. Questo gruppo sta veramente crescendo in maniera esponenziale, noi che lo viviamo tutti i giorni, quotidianamente, si è creato veramente una coesione, uno spirito di sacrificio importante. Abbiamo la strada ancora lunga, però era importante vincere oggi per cogliere, insomma, accorciare la strada lì davanti. Un po' di rabbia c'è, perché comunque mi reputo un giocatore importante e magari dovevo essere un po' più furbo a volte, però bisogna dire che questi falli, questi tipi di giocate succedono e si può soprassedere, ecco. Però dispiace, ormai è andata e chi ci sostituirà sicuramente farà una gran partita, perché ripeto, il gruppo c'è, è sano e sono sicuro che andremo a fare un'altra grande prestazione a San Marino. A San Marino inizia un nuovo campionato? È già cominciato oggi, dobbiamo fare una corsa su noi stessi, è inutile nasconderci, abbiamo già tre punti in più dell'andata, ci siamo dati questo obiettivo, se poi davanti saranno bravi a lasciare qualche punto, noi dovremmo essere altrettanto bravi a sfruttare queste cadute, insomma, ecco. E oggi è stata una di quelle e avanti così.